Sì, buongiorno, lo dicevi, è attraccata poco fa qui sul molo di Ravenna la nave della ONG SOS Humanity. Sono 69 i migranti a bordo, salvati il 20 aprile nelle acque internazionali davanti alle coste della Libia. Accanto a me ho Castrese De Rosa, prefetto di Ravenna. Che cosa sappiamo di questi 69 naufraghi? La maggior parte vengono dal Sudan, sono 33 che vengono dal Sudan, poi Nigeria, poi abbiamo dal Mali, Gambia, Guinea, poi ancora dalla Guinea, da Bissau, Mali, insomma Togo anche, quindi 69, 33 vengono dal Sudan. Quindi probabilmente sono in fuga dal conflitto che è scoppiato il 15 aprile. È probabile, abbiamo notizie da bordo che non ci sono situazioni gravi, però ecco, qualcuno ha subito violenza, qualche problema di carattere respiratorio, problemi di carattere psicologico, ma abbiamo l'equipe sanitaria pronta a sostenerli, insomma, e a effettuare tutto lo screening necessario. Per la distribuzione abbiamo concordato con Bologna, gli adulti vanno tutti nelle province emiliano-romagnole, Ravenna viene esentata ad accogliere adulti, ma ci faremo carico di accogliere qui a Ravenna i 20 minori non accompagnati che accoglieremo nelle strutture qui a Ravenna, Villaggio del Fanciullo, 18 e 2 presso la cooperativa Il Solco. Che cosa sappiamo delle persone ferite? Dove sono state ferite? Violenze che hanno subito in Libia, ovviamente. Adesso l'accerteremo con le interviste. Sono saliti a bordo i sanitari dell'USMAF, insieme anche a qualcuno della nostra questura, della squadra mobile per gli accertamenti del caso. Appena inizieranno a scendere, inizieremo con le visite sanitarie e poi i problemi classici, gli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento e tutti gli adempimenti di polizia che sono previsti in questi casi. Ecco, perfetto, si tratta del terzo sbarco che avviene qui a Ravenna, una macchina dei soccorsi che coinvolge tante persone. Sono tante le persone coinvolte, perché al di là del numero, ecco, sono 69, ricordiamo il primo sbarco, il 31 dicembre erano 113, il 18 febbraio ne abbiamo accolti 84, ma al di là dei numeri gli adempimenti sono sempre quelli necessari, quindi il numero non cambia. Abbiamo un dispositivo di oltre 200 persone, non solo forze di polizia, volontariato, cari, sanitaria, abbiamo anche il primario dell'ospedale di Pedreria, dell'ospedale cittadino qui con noi, quindi insomma una macchina consistente, perché bisogna fare le cose fatte per bene. Grazie, buon lavoro. Grazie.